amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi vi presenteremo questa pianta d'appartamento chiamata Ficus elastica e lo facciamo qui dal Peraga Garden Center di Mercenasco in compagnia della nostra esperta Francesca Vernile. Bene Francesca, cosa ci puoi dire su questa pianta d'appartamento anche molto conosciuta? Molto conosciuta, sì. Qui abbiamo un cucciolo di Ficus elastica, cucciolo perché questa pianta raggiunge dimensioni davvero ragguardevoli. Tipo 30 metri in natura, nei suoi ambienti d'origine, che sono Asia tropicale, raggiunge 30 metri e probabilmente li abbiamo visti nei film di Indiana Jones, che con le loro lunghissime radici che ricadono dai rami proteggono, cioè più che proteggono, avvolgono gli edifici, però erano considerati proprio alberi sacri che proteggevano i templi. Un altro uso che se ne fa nei luoghi d'origine è la raccolta del lattice, dal quale si produce la gomma, una buona qualità di gomma, quindi si incide la pianta, fuoriesce il lattice e viene fatta la gomma. Nei nostri climi diciamo che è più contenuto, ma neanche tanto, perché in Sicilia raggiunge i 20 metri, quindi insomma solo 10 metri in meno possiamo starci. Nell'orto botanico di Palermo vedete degli esemplari splendidi. In appartamento può raggiungere il soffitto con estrema tranquillità. Per evitare che comunque la pianta assuma forme strane e contorte, possiamo potarla, quindi abbassarla e utilizzare le potature per creare nuovi esemplari, radica molto facilmente. Tramite talea, esattamente. È una pianta sensibile al freddo, però diciamo che poi alla fine appunto in Sicilia sta bene, fino al centro Italia, almeno finché non arrivano forti gelate, resiste ed è una pianta che alla fine ci può dare anche grandi soddisfazioni perché cresce appunto bene. È una pianta con queste foglie molto larghe che vi consiglio di tenere sempre ben pulite, perché così evitiamo, perché chiaramente si accumula la polvere e gli stomi tendono a chiudersi, quindi per andarli a pulire evitate assolutamente i lucidanti fogliari. Anche quando l'andate ad acquistare per regalarla, dite al vivaista di non mettere il lucidante fogliare. Perché questo? Perché gli chiude gli stomi. Le foglie, tutte le foglie delle piante, hanno delle piccolissime aperture invisibili ad occhio nudo che permettono alla pianta di respirare. Se noi andiamo a mettere un qualcosa che le chiude, la pianta non respira più. Quindi prendiamo un panno, lo inumidiamo con dell'acqua non calcarea in modo da non lasciare anche noi delle macchie, magari appena un po' d'aceto in quest'acqua e puliamo la foglia. Questo la rende sicuramente più bella, perché altrimenti polverosa non è sicuramente affascinante, e in ogni caso aiutiamo anche la pianta a respirare. Sicuramente è un'operazione che possiamo fare nelle nostre piante che teniamo in casa. Se invece abitiamo in Sicilia e abbiamo un enorme albero, è difficile certo. Andarla a pulire così, pianta, foglia per foglia. Benissimo, altri consigli per averla in appartamento, per crescerla bene? Esponiamola in una posizione luminosa, lontano dai raggi diretti del sole. Ad esempio, se abbiamo una stanza con un'esposizione a sud, la tiriamo lontano dalla finestra, quindi sul muro opposto rispetto alla finestra, e la lasciamo lì guidandola magari anche con delle corde dal soffitto, in maniera tale da poterla tenere contenuta ed evitare che magari il peso spezzi i rami. Perfetto, grazie per questo ulteriore consiglio a Francesca Vernile. Vi invitiamo a mettere un bel pollice all'insù e di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!